Siamo dati Gesù e Maria. Bellissima questa terza domenica di Quaresima, la liturgia della parola, anche se alquanto impegnativa, come avremo modo di constatare insieme. Faccio un breve excursus, questa è l'ultima omelia, le prime due hanno approfondito la prima e la seconda lettura, adesso passeremo alla pagina assai importante del Vangelo, in due parole. La prima lettura è la rivelazione del nome di Dio a Mosè e soprattutto l'offerta di salvezza che Dio fa a Mosè e al suo popolo di tirarlo fuori da tutti quanti i suoi guai. Dopo questo episodio, Dio strepitosamente si manifesta ad Israele, li porta fuori dalla schiavitù e porta a compimento le sue promesse fino a portarli nella terra dove scorre latte e miele, come promesso. Quindi è il tema della bontà del Signore, del suo voler fare in tutto e per tutto il nostro bene. Nella seconda lettura San Paolo però riprende anche in maniera simbolica alcuni episodi dove sensibilizza su quello che poi purtroppo gli israeliti hanno combinato nel deserto. Quindi di fronte a questa bontà di Dio hanno dato una cattiva risposta, hanno passato il tempo a lamentarsi, a mormorare contro Dio, contro Mosè, a fare il bidello d'oro, eccetera, eccetera, fino a provocare il Signore che disse: voi non entrerete nel luogo del mio riposo. E San Paolo conclude dicendo: attenzione, perché questo episodio simbolico è un ammonimento per noi, che ci dice e ci invita a riflettere: come stai reagendo tu a tutto il bene che il Signore ti fa? Sei capace di riconoscerlo, di accoglierlo, di ringraziarlo e di ricambiarlo, o scambi lucciole per lanterne e reagisci come loro? E San Paolo comunque dicendo: attenzione, chi crede di stare in piedi, chi crede di stare in piedi, attenzione, questa è una parola, badi di non cadere, cioè chi pensa di stare a posto, chi pensa di essere giusto, e non è detto che lo sia, perché che noi pensiamo di essere giusti è tutto da dimostrare se poi lo siamo realmente, perché altro è quello che pensiamo e altro è quello che siamo. Quello che siamo lo sa soltanto il Padre Eterno, nella sua verità, noi no. Ma se anche pensassimo questo, attenzione a non fare qualche capitombolo. Gesù nel Vangelo va oltre e c'è la prima parte, due fatti contemporanei: la torre di Silo che cade e ammazza 18 persone. Voi sapete quante storie drammatiche anche in Italia che sono successe nei tempi recenti: terremoti, crolli, alluvioni. Allora, che cosa si pensa di queste cose? Capite? La mentalità del tempo era: chi lo sa questi che hanno fatto, che gli sono cascate la torre, castigo di Dio. Questo per questo che, e dice, quell'altro fatto, alcuni galilei avevano fatto una rivolta. Siccome Ponzio Pilato non è stato abbastanza cattivello con Gesù, ma lo era, ha represso quella rivolta nel sangue, dicono, il sangue dei sacrifici. Lo sapete che nel Tempio di Gerusalemme a quei tempi si immolavano gli agnellini, quindi scorreva il sangue. Pilato ha mischiato il sangue di questi ribelli, quindi ha fatto un'ecatombe, ha fatto una carneficina, ha represso questa piccola rivolta nel sangue. La gente pensa: questi galilei, che criminali che sono stati, hai visto, gli sta bene, Ponzio Pilato li ha macellati. Gesù esce da questa logica, attenzione, questa logica è ancora un pochino diffusa oggi, se ti è andato qualcosa storto, chi lo sa che hai combinato, Dio ti punisce. Guardate che c'è molta gente che ancora la pensa. Gesù esce da questa logica e dice: voi pensate che questi fossero più peccatori di tutti? Dice: no, no. E se non vi convertite, perite tutti allo stesso modo. Attenzione a capire bene quello che sta dicendo Gesù: non sta minacciando, sta andando molto a fondo e sta dicendo una cosa molto profonda, molto al di là, capite? Quelli sono delle occasioni contingenti, ma Gesù dice: attenzione, da dove vengono le disgrazie, il male, quelle che noi consideriamo sciagure, i disordini, la cattiveria, la crudeltà? Da dove vengono in generale? Dalla mancanza di conversione. E che significa la mancanza di conversione? Significa che dipendono dal fatto che tu non stai accogliendo l'amore che Dio ti dà, ringraziandolo, vedendolo vivo e operante, ma stai vivendo e agendo come se Dio non ci fosse,
spesso e volentieri opponendoti frontalmente a quello che lui vuole, in maniera consapevole o non consapevole, quello che la Chiesa ci chiama, con parola teologica, peccato. Lo sai che succede se tu fai non quello che Dio vuole, cioè non fai il bene ma fai il male? Male provochi, male generi, e quel male ti casca addosso. Quindi quando capita una disgrazia, né bisogna pensare che è colpa di Dio, né bisogna prendersela con Dio perché non l'ha impedita, ma bisogna dire cosa stiamo combinando. E non c'è un nesso diretto, capite? Ah, la disgrazia è successa a quelle persone, o a chi lo sa che hanno fatto questi. No, no, perché una volta che uno scatena il male, capite? Quando uno scatena il male è guerra, capite? Tu lo inneschi e poi una bomba che è accesa non si sa dove esplode, perché può esplodere anche in testa uno che non c'entra niente. Non so se riesco a farmi spiegare. Questa è la dinamica profonda del male. Allora Gesù sta dicendo, attenzione, sai da dove vengono i mali? Da una vita condotta lontano da me. La Chiesa ci esorta in questo tempo a camminare in conversione. Perché? Perché se noi viviamo nell'amicizia di Dio, noi vivremo una vita di benessere sotto tutti i punti di vista, primo interiore ed anche esteriore. Quanto più noi stiamo lontano da quello che Dio vuole, tanto più è peggio per noi, capite? Noi quando diciamo l'atto di dolore, diciamo che perché peccando ho offeso te. In che senso il peccato offende Dio? Il peccato offende Dio perché quando tu esci dalla sua volontà, tu ti vai ad autocondannare a stare male. Dio che ti ha creato, che ti vuole bene, che vorrebbe solo il bene per te, ma può essere contento di vedere un figlio che si va a rovinare la vita? Chi di voi è papà o mamma, se vede un figlio che si va a rovinare la vita, può essere contento? Si può dire che quel figlio è un ingrato verso papà e mamma, che nemmeno il pensiero di dare un dolore a papà e mamma lo trattiene dall'andare a distruggersi la vita? Questo funziona. Allora, qua c'è la paraboletta del vignaiolo paziente. La prima cosa che noi dobbiamo capire è questo. I guai vengono da noi, attenzione, quando Dio interviene, sapete Dio cosa fa? Dio impedisce che tutto il male che noi facciamo ci venga completamente tutto addosso. Quindi non capite, non è che Dio, cioè, quello che ci succede è molto meno in confronto a quello che ci meriteremmo. Voi sapete cosa dice un certo San Tommaso d'Aquino, che non è l'ultimo arrivato, Sapete che in Quaresima ogni tanto si può parlare, anzi è bene parlare, della triste realtà dell'inferno. L'inferno non è una bella realtà, l'inferno è un luogo di tormenti, ma sapete San Tommaso cosa dice? La misericordia di Dio arriva pure all'inferno. In che senso? Nel senso che i diavoli sono così cattivi che se ti potessero fare tutto il male che vogliono pure all'inferno, ti torturerebbero in una maniera indicibile, ma Dio non gli permette di torturarti più di quanto il numero e la gravità dei tuoi peccati lo hanno meritato. Spero che mi sono spiegato. Non glielo permette. Quindi capite? Cioè, è talmente, che capite, così come tutti quanti i guai che ci succedono, sono molto meno in confronto a quelli che potrebbero succederci se Dio lasciasse che le nostre pessime azioni portassero a tutte le loro conseguenze. Quindi immaginate quando uno bestemmia dicendo, ah, se Dio esistesse non sarebbe successo questa disgrazia. Pensate, mettetevi dalla parte del Padre Eterno, dice, ma tu non sai quello che dici, perché se non ci avessi messo le mani questa disgrazia, fa ridere le galline, ti sarebbe successo molto peggio, e noi non lo vediamo, capite? È così, Allora, perché in questo contesto Gesù racconta la paraboletta del vignaiolo paziente e poi concludiamo? Perché l'unico problema è che il nostro Signore, con pazienza, cerca di farcele capire queste cose, dice, figlio mio, smettila, capite? Facciamo un esempio, non vai a messa la domenica. Se non vai a messa la domenica, so guai per te, sono grazie perse, capite? Il nostro Signore non sta con registro dei presenti e degli assenti, buoni e cattivi, perché dice, ah, non sei venuto, mo me lo segno, poi quando viene il giudizio te faccio vedere io. Ma capite? Ma se tu non ci vai, peggio per te, tanto peggio per te. Solo che cosa deve fare il nostro Signore? Deve prenderti a calci e portarti per la collottola? Come fa nostro Signore? Ti esorta, ti manda un pensiero nel cuore, ti manda un amico che ti dice, dai, vieni a messa con me, ma no, chi se ne frega, capite? Eccola, dice,
Allora l'eternità dice: ma che vogliamo fare? Pazientiamo ancora un po', pazientiamo. Allora, come si pazienta però? Dice, si zappetta un po' e si mette il concime. Come fa nostro Signore a cercare a volte di farci ragionare? Immaginate, mettetevi nei panni della terra, no? Se la terra si prende un po' di zappate, è un'esperienza piacevole? Non credo, no? Quindi le zappate possono essere paragonate a qualche prova, magari, a qualche croce, a qualche sofferenza. Così come il concime, voi sapete che i concimi non sono molto bene odoranti, no? I concimi a volte si fanno con materia proprio non del tutto. Quindi lo zappamento del concime significa che il nostro Signore, per il tuo bene, per farti ragionare, per portarti a comprendere certe cose, a mutare orizzonti, ma per il tuo bene ti manda qualche prova, ti manda qualche tribolazione, ti manda qualche cosa che ti va di traverso. Tu pensi che siano disgrazie? No, quelle sono grazie con cui il Signore sta cercando di farti ragionare. Capite? Perché fa così? Perché il Signore ci tratta sempre, questo me lo sentirete dire fino alla nausea, nel rispetto della nostra libera volontà. Se tu vuoi continuare ad andare avanti così, liberissimo di farlo. Nostro Signore continuerà, le troverà tutte, quando saremo morti, questo sì, questo sicuramente accadrà, quando ci presenteremo davanti al Signore, noi le vedremo tutte, vedremo quella volta in cui c'è stata fatta quella grazia, hai sentito quella predica, hai incontrato quell'amico, hai avuto quella difficoltà, hai avuto quella tribolazione che non hai saputo riconoscere, e Gesù dirà: io stavo dietro a questa predica, stavo cercando di parlarti, tu hai fatto finta di non sentire, e continua a dire: chi se ne importa di quello che dice, continua a fare come mi pare, eccetera, eccetera, e le vedrai. Quindi il tempo di Quaresima, quando Gesù dice: se non vi convertite, approfittiamone, facciamoci attenti, perché una cosa è sicura: Dio si sta prendendo cura adesso di te, e si sta prendendo cura di te perché non sei già santo, non siamo già in paradiso. Abbiamo bisogno tutti di conversione. Io, come tutti voi, come vescovo, come papa, tutti, nessuno esclusivo. Il papa lo dice sempre: pregate per me, e dice sempre che siamo peccatori e che dobbiamo convertirci. Quindi non sto mancando di rispetto a nessuno, ma è ovvio che dica così. Ha fatto appena gli esercizi spirituali, vale per tutti questo. Quindi guai a chi si sente di stare in piedi, guai, perché questo è prossimo a cadere. Camminiamo in questa direzione e chiediamo alla Madonna che ci aiuti a aprire il cuore per vedere bene quali sono le cose su cui il Signore ci sta sollecitando e approfittare di questo tempo benedetto della Quaresima. Siano lodati Gesù e Maria.